Il 4 agosto abbiamo ricevuto dall'ARPA regionale i risultati delle analisi dei prelievi del giorno precedente, del 3, riferiti alla salinazione delle nostre acque. Tre punti di prelievo sono risultati positivi. Ci siamo subito attivati per emettere un'ordinanza di divieto di balneazione per mantenere la salute pubblica sotto controllo. Dopodiché i detti prelievi si sono ripetuti due giorni dopo e anche due giorni dopo abbiamo avuto dei risultati positivi, ma in leggero miglioramento. Ci siamo attivati insieme alla Ruzzo e al nostro ufficio ambientale per vedere le cause di questo inquinamento che non ne abbiamo trovato. Le reti fognarie sono risultate tutte a norma, non ci sono stati spezzamenti, il depuratore ha funzionato ottimamente, abbiamo avuto anche un confronto con i balneatori e gli albergatori, i quali tutti ci hanno riferito di non aver avuto nessun problema, tant'è che noi domenica eravamo qui al mare alla manifestazione dell'organizzazione contro la violenza delle donne, non avevamo avuto nessun sentore e non riusciamo a tutt'oggi a spiegarci che cosa sia avvenuto, quali sono stati gli agenti esterni che ci hanno portato a questo divieto di balneazione. Adesso stiamo valutando con i legali di fare una denuncia contro ignoti per identificare, per accertare la fonte dell'inquinamento.